Roma 62 a.C. Nella Domus di Cesare, che ricopre la carica di pretore urbano, si celebra una festa alquanto singolare. Una festa in onore della Bona Dea, una divinità romana nota per la sua castità, alla quale erano sacri i serpenti. Il rito si celebrava agli inizi di dicembre e si svolgeva di notte nella casa di un magistrato cum imperio, cioè in carica. Qui le matrone si riunivano per celebrare i riti in favore del popolo per conto dello Stato. A loro si univano anche le vestali e le matres familias. Quello che si svolgeva all'interno della domus durante questi riti restava assolutamente segreto. Gli uomini erano esclusi, ma come vedremo nella storia, qualcuno trovò il modo di intrufolarsi. Il rito non è ancora iniziato. Iulia, la figlia di Cesare, non è proprio entusiasta all'idea di prendervi parte. Infatti, confida alla nonna: «Avia, serpentes pati non possum. Nonna, non posso, non possum, sopportare, pati, i serpenti». Ma i serpenti sono una componente fondamentale del rito. «At serpentes», dice la nonna, «ministerium dee faciunt», ma i serpenti, «ministerium faciunt», sono al servizio, servono alla dea. «Nunc tace», ora stai zitta, taci, «atque abi intro», e va dentro. La nonna si rivolge ancora alla nipote: «Et Iulilla», e piccola Giulia la lettera, «Giulietta, queso, ti prego, i ad querendam auram, vai a chiamare Aura». Aura è la schiava di Pompea, la moglie di Cesare. Ma mentre sta cercando Aura, Iulilla scopre che un uomo in abiti femminili, Clodio, è riuscito a intrufolarsi nella casa e informa la nonna Aurelia. La nonna convoca la schiava di Pompea, Aura, e le chiede di riferire il misfatto alla padrona.